rivalità, quindi accendono, le rivalità politiche scompaiono, l'italiano, l'inglese, nascono della rivalità intorno a questa donna. Un po' collegato tipo al fate l'amore e non fate la guerra, anche come concetto. Non solo questo, perché poi dopo la guerra finisce, il marito ritorna, Branco, i tre naufraghi, i disertori, capito che la Bruviana è finita, è una specie di Circe proprio molto, molto generosa e forte, è una specie di Ulisse che torna lì e capisce, quindi capiscono, non se ne va bene, e loro, rimessi in funzione il faro che è stato spento durante la guerra, mentre fanno l'amore così sulla spiaggia, lui gli racconta che anche lui è stato fatto prigioniero dai nazisti, fucilato, però non è morto, è stato raccolto da una contadina magiara che l'ha curato, l'ha nutrito, l'ha tenuto nascosto e l'ha amato, esattamente come tu hai fatto con i tuoi tre disertori. Il discorso è questo, che è una storia d'amore, è una storia d'amore, per la prima volta faccio una storia d'amore, perché c'è questo forte sentimento della donna per il suo uomo, che però non impedisce il desiderio di vita, perché qua è desiderio, è vita il sesso che va. Ed è anche un apologo appunto sull'intelligenza e la vitalità delle donne, un pamphlet contro la violenza e la brutalità della guerra, perché ogni tanto ci sono dei flash violentissimi, codice di guerra, è una metafora sulla speranza in un mondo diverso, si è preso in mano dalle donne, che sono le due donne in realtà quelle che cambiano, questa contadina magiara e questa guardiana del faro. E per quanto riguarda il movimento appunto hippie del non fate l'amore, non fate la guerra, lei l'aveva appunto l'ha vissuto come momento storico? Sì, è molto bello, infatti sono tornato da Padova dove abbiamo proiettato quel film L'Urlo, che era un film proprio del 68, impregnato, non sul 68, del 68, quindi impregnato di quegli umori, continuo, splendida, bellissima, che bella donna che abbia conosciuto, ed era proprio un film c'era questa rabbia creativa, però piena di fantasia, di possibilità di cose. E anche quello era stato censurato, se non sbaglio. Era stracensurato. Quello era stato censurato in toto. C'è stata anche mobilitazione, è stato nel 69, che era una censura, proteste anche, ricordo, manifestazione a Mantoglioni, altri, no, non da fare, il film non è uscito. Era dato al Festival di Berlino nel 69, c'era l'attuata un presidente della giuria che mi ha detto che questo prende il premio perché è quello che ha più possibilità, se non che gli studenti hanno contestato il festival, non ha dato premio. E sono rimasto censurato fino al 74, 6 anni. Poi dopo, passati i tempi, oramai 6 anni erano fuori tempo massimo. E adesso il modo in cui l'Eros è rappresentato dai media, nei film, dalla pubblicità, come lo vede lei? A me comunque si rappresenta, mi va bene. Sì. E mi piaceva che quella Milli d'abbraccio, quella porno star, sì, porno diva, che quando c'è la campagna per le elezioni del sindaco, io l'ho votata infatti, aveva fatto un manifesto col suo culo, invece che votare le facce in culo, votate un culo doc, vero? A me va sempre bene. Beh, lei ha scritto anche un libro, giusto? Culo, sì. E si è definito un culologo anche, se non sbaglio. Sì, benissimo, ma io direi che le vuole aggiungere qualcosa appunto su questo tema, sessualità, censura, gioia, perché se no... No, appunto, mi dispiace non esserci da qui, perché l'argomento è un argomento che io ho sempre trattato, associare la sessualità alla gioia, alla gioia di vivere, alla gioia di vivere, e anche perché poi tutta la componente surreale che mi deriva dalla permanenza in Francia 5-6 anni è proprio l'Eros, è un elemento centrale. Io prima facevo dei film che erano forse considerati più impegnati, benché non lo dicessero all'epoca, adesso distingo il mio periodo in AC e DC, che non vuol dire anticristo e dopo Cristo, ma antechiave e dopo chiave. Allora quelli AC erano così, però c'era questo anche un certo entusiasmo, una carica, simpatia per la rivoluzione, fatto più il Sairà proprio sulle rivoluzioni eccetera. Ma poi mi sono accorto che le rivoluzioni in realtà non sono che attraverso dei bagni di sangue pazzeschi, la sostituzione di un potere ad un altro,
però il potere resta, il Moloch, che detesto, vero? Salvo una rivoluzione, è la rivoluzione sessuale. Quella è l'unica che, perché gli insegnamenti, non tanto Marcuse, di quella, ma William Reich, che era teoria dell'orgasmo. Sì, 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 fantastico. E sosteneva proprio questo, bisogna cambiare prima l'individuo per cambiare la società. E come si cambia l'individuo? Mettendolo di fronte a se stessi, cioè la propria sessualità. E da là è cominciato appunto questo secondo momento. Allora, non capiscono la gente, i critici, le cose, ma come è passato da tempo, ma è impegnato anche il discorso sull'erotismo, non è un... E adesso, se ho tempo, si trova un produttore illuminato, che fa un terzo passo sulla pornografia, perché la pornografia è veramente l'anarchia applicata in senso. Si potrebbe fare della bella pornografia. So, io immagino un paese tradizionalissimo, italiano, inglese, in cui tutte le autorità, tutte, dal prete al sindaco, al marciale, al carabiniere, sono dei gran porconi di maiali, ma non lo dico apertamente le autorità difendono così il permesso, però stuprano, scopano, incurano, fanno di tutto. Splendido, mi piacere farlo. E ho proprio come immaginare Sada. Ma io avevo scritto un copione della filosofia delle Bourbon, però non l'ho mai fatto. No, sul tema della pornografia anche a me interessa. Diciamo che adesso come adesso rappresentate sempre comunque da un punto di vista molto maschile per un pubblico eterosessuale maschile. Quindi, però mi interesserebbe anche come regista anche mi interesserebbe fare delle cose. Sì, non come quelle che fa la Breillac, che vedo che usa Rocco Siffredi, però lo mortifica a caccia. Anche perché sono queste cose francesi, tutte chiacchiere, bla 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 bla. Piacerebbe fare proprio una pornografia gioiosa, sì. Anarchica. Vedo che nel tuo libro c'è, fai un accenno all'anarchia. Come no, ma io. Caspita, sì, sì, è certo. Vabbè, adesso in modo. Cioè, prima proprio in modo più intenso, adesso è diventata un'anarchia spirituale, nel senso che non è più quella politica, è diventata una cosa più intima mia. Però sì, ormai è stato. L'impronta è quella, il crogiuolo. Sì. Il discorso della pornografia è mentre... Ah, grazie. No, questo è divertente perché non, appunto, mi sono mai depilata ed ero negli Stati Uniti e praticamente un mio amico dice: ah, ma perché non ti depili? Dico: perché tu, cioè, perché tu non ti depili? Lui fa: io mi depilo. Perché gli Stati Uniti si depilano anche gli uomini. Dico: cacchio. Infatti è una cosa che viene negli Stati Uniti. Sì. Una volta sono i primi film della Silvana Mangano, Sofia Loren o Anna Magnani, eccetera, ma la Barbie si vede tutti bei ciuffi, poi dopo è la Barbie, è l'una della Barbie, siccome sono dei segnali, delle anticipazioni di quello che puoi trovare, le tagliano tutto quanto, la mia più depilata. Sì. Invece, se va a finire sul discorso della pornografia, a me interesserebbe anche il discorso dell'uso del profilattico, cioè proprio promuoverlo all'interno del discorso erotico, perché se no alla fine se uno si diverte e poi si becca una malattia veneria non è per niente divertente. Quindi... Protect sex. Sì, ma quello bisognerebbe anche insegnare le tecniche. Adesso, per esempio, in Sudafrica hanno inventato un profilattico, fa tutto da solo. Cioè, si apre subito, lo apre, boom, si srotola giù sul collo. Però lo vendono solo in Africa del Sudafrica, ma penso, si chiama pronto, infatti, un termine. Però dovrebbe insegnare che, perché tanti hanno la sensazione che doversi mettere il preservativo, eccetera, è un intraggio, devi insegnare che poi è un momento erotico, se te lo mette la donna, ti manipola intanto, ti fa di cose che tu altro, fa parte di un passaggio, certo. Piacevole. Ma poi soprattutto per le avventure, cioè alla fine, per me infatti il discorso nostro anche del festival, Giro munito del mio, dove ce l'ho, no, ce l'ho, io ci tengo, eccolo, la vedo, smile, sorrire, vedi, è proprio un tema col sesso, gioia. Sì. Delle lingue, lubricated condom natural cyber.